Salve a tutti youtubers, benvenuti in questo nuovo video, secondo vlog di quelli previsti, il primo su quelle che mi piace definire domande ignoranti, non perché siete degli stupidi, lo ripeto, ma perché sono domande fatte ignorando alcuni punti fondamentali di questa o quella dottrina, di questo o quel ragionamento logico dietro delle divinità, che è strano dire che c'è una logica dietro le divinità, perché effettivamente una divinità di per sé non è logica, ma comunque domande che ignorano alcuni punti di una mitologia, di una religione. La prima che mi avete posto in molti e che mi piace molto discutere, su cui mi piace molto discutere, in effetti è per questo che ne parlo, è: se gli dei prendono spesse volte dei loro campioni per farsi dispetti tra loro e non per fare dispetti agli esseri umani in pratica, perché allora invece di traviare l'umanità non si combattono da solo, non si uccidono di mazzate da soli? La prima risposta è un giuramento possibile tra gli dèi. Non mi ricordo che speciale erano, mi pare dei 200 iscritti, quello sulle costellazioni. Se non mi sbaglio, lì ho parlato della costellazione dell'altare, che è per l'appunto l'altare attorno a cui gli Olimpi si giurarono eterna amicizia. Anche gli dèi norreni, per esempio, si giurarono eterna fedeltà, tra l'altro a Odino, motivo per cui Loki fu accettato anche se malvolentieri nel numero degli Aesir, ma vabbè, lì è tutto un casino, quindi lasciamo perdere. In molti Pantheon, però, c'è questa questione del giuramento, per cui gli dei non si possono uccidere fra di loro, anzi, si devono aiutare. È ovvio però che in un'eternità, perché loro sono eterni, si possono offendere, essendo sostanzialmente umani all'ennesima potenza. Quindi le loro offese non le possono rimediare, non si possono vendicare di queste offese direttamente. Quindi prendono il povero disgraziato di turno, semidio sfortunato del caso, e dicono: io sono Poseidone, siccome ce l'ho con mia nipote Atena, perché non me l'ha data, perché sostanzialmente è quello il problema, vai al tempio di Atena e uccidi la sua sacerdote. Così. E Atena poi ripaga le amanti di Poseidone trasformandole in mostri enormi, bruttissimi, eccetera, eccetera. Tra l'altro un protetto di Atene ha ucciso la Gorgone, quindi lasciamo perdere. Ma comunque possono fare praticamente solo così, mandare i loro campioni, sfogarsi sulle persone vicine, sui mortali vicini alle divinità, perché altrimenti romperebbero un giuramento e gli dèi non possono rompere i giuramenti, mai. Infatti, per dare inizio alla fine del mondo, nel mito norreno, in Ragnarok, è specificato: all'arrivo del Ragnarok tutti i legami verranno sciolti, quindi anche i giuramenti verranno spezzati e ognuno sarà libero di farsi male quanto vuole. Seconda risposta possibile: il riconoscimento degli dèi con il loro elemento. Poniamo il caso che domani vi svegliate dèi del fuoco. Siccome a me piace il fuoco, mi piacerebbe immaginarmi essere il dio del fuoco. Anzi, meglio, siete la personificazione divina di tutto il fuoco del mondo. Vi immaginate cosa succederebbe se voi vi arrabbiaste? Tutte le fiamme erutterebbero all'improvviso. Vi immaginate cosa succederebbe se voi andasse in conflitto con la personificazione stessa dell'acqua? Tutto il fuoco del mondo e tutta l'acqua del mondo si scontrerebbero quando il dio del fuoco e il dio dell'acqua si scontrano. È una catastrofe! E gli dèi non vogliono le catastrofi, per quanto sembra possibile che lo vogliano. Puniscono le persone, distruggono singole città, ma non vogliono la fine del mondo. Quindi non possono stare ad arrabbiarsi fra loro quando un conflitto fra loro vuol dire il totale disfacimento della natura. È ben visto in Percy Jackson, per esempio. Quando gli dèi stanno sul piede di guerra, ci sono tempeste, fulmini, maremoti, terremoti, eccetera, eccetera. Quindi, se un dio che è legato a un elemento si arrabbia e si scontra con un altro dio legato a un altro elemento, succedono robe cataclismatiche e non possono farlo perché loro sono dei buoni, rappresentano l'ordine e quindi non vogliono effettivamente distruggere tutto il creato. Quindi lo scontro diretto è fuori questione. Bene, e questa è la fine della prima domanda ignorante che mi avete posto molto tempo fa, in realtà. Queste le ho prese tra una miriade di domande a cui teoricamente ho già risposto nei commenti, mi andava di fare un video perché mi piace come tematica. Ditemi come va questo piccolo video vlog, se vi piace questa modalità, questa piccola serie. Magari se fate altre domande proprio oculate potrei pensare di fare anche una serie. Ma comunque noi ci vediamo settimana prossima, il video adesso finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo settimana prossima con la normale programmazione del canale. Bye!